Noi apparentemente è solo un pronome, però in realtà racconta di un'apertura verso l'altro che si scontra contro l'egoismo dell'io, e mi sembra che sia un concetto estremamente attuale, tristemente attuale, anche rivoluzionario se vogliamo, e mi sembra anche che la famiglia però lo abbracci completamente. Siete d'accordo? Prego, Edo. Beh, assolutamente sì. Noi è proprio la capacità di riuscire a stare insieme nonostante tutte le turbulenze della vita, nonostante tutto, è quell'amore che lega le persone, le relazioni, e fa sì che si riesca a superare ogni difficoltà, ogni tipo di problema. Però in realtà secondo me noi racchiude anche l'io, perché poi c'è questa demonizzazione, no, dell'io, quando in realtà secondo me per trovare la felicità e l'armonia nelle relazioni l'io è molto importante, perché uno deve partire da sé per poter poi essere in grado di dedicarsi agli altri. Quindi è molto importante invece chiedere prima a se stessi come sto io, capire che cos'è che va bene, cos'è che non va bene, e una volta che si risolve ciò che si ha dentro, allora si è in grado di prendersi cura degli altri, perché in realtà noi siamo educati sempre a pensare prima all'altro e ci dimentichiamo dell'io, che invece è fondamentale, perché è la base per poi essere in grado di riuscire a costruire dei rapporti, delle relazioni sane con le altre persone. Noi ovviamente è la storia della famiglia, però è anche la storia, quella con la S maiuscola, del nostro paese. In questa prima stagione, cosa che vi ha affascinato di più del poter tornare indietro e rivivere una parte della storia che fondamentalmente noi abbiamo vissuto quando eravamo ragazzini? Ma noi è il pronome dell'utopia, è il più bello dei pronomi, ma è anche il pronome più problematico, perché come lo costruisci, no? Però allo stesso tempo è una realtà immanente, cioè indubbiamente, come tu dici, giustamente, esiste una storia che è la nostra storia, cioè qualcosa in cui siamo dentro tutti. Ed è talmente vero questo che a me una cosa che ha molto emozionato è stata trovarmi a vestirmi come faceva mio padre, secondo quella moda lì, secondo quei criteri lì, riconoscere nelle foto che facevano a noi in scena, in qualche modo delle foto che ho visto sue e di suoi amici, per quello ho anche preso molto in giro, e trovarmi poi a vivere invece decadi più vicine a me attraverso lo stesso personaggio. Capisci, per carità, attraverso una finzione, ma è il regalo che a noi attori fa la nostra sorte e il mestiere che ci siamo scelti, il potere attraverso la finzione fare delle esperienze che attraverso dei gradi di separazione, no, sono comunque vicine alla realtà. Percepisci che questa è una storia, la storia italiana, che in qualche modo questa famiglia attraversa, questo noi attraversa, che ci riguarda davvero tutti, perché in quelle foto che ognuno di noi ha a casa trovi qualcosa di simile, sì, a questo. Noi anche il racconto è un racconto pieno di emozioni, no? E immagino che avere una guida sul set che vi aiutasse un po' anche a canalizzare quelle emozioni fosse importantissimo. Avete entrambi già lavorato con Luca Ribuoli, ma com'è stato ritrovarlo qui e averlo appunto come guida, come una sorta di bussola? Vai. Luca è stato il regista perfetto proprio per questo progetto. Lui è una persona di una sensibilità rara, veramente. Io gli dico sempre: Luca, tu mi leggi, perché qualsiasi cosa io provi, lui riesce comunque a come se avesse uno scanner delle emozioni. Lui è in grado di percepire tutto quello che senti, e poi è un regista che sta con te ogni secondo, non ti molla mai. Se lui ti dà le indicazioni con gli occhi pieni di commozione, e sta con te ogni secondo, se soffri soffre con te, se provi gioia lui gioisce con te, e mi ha dato un senso di sicurezza, è una sensazione che io come attore faccio difficoltà a descrivere, però io veramente auguro a tutti gli attori di avere l'occasione di lavorare con un regista come Luca. Quello che sta raccogliendo in questo momento di vari successi trasversali se lo merita Luca, perché poi è capace di muoversi su registri molto diversi. Io venivo da un'esperienza con lui di commedia, per l'appunto, sulla leva 1. È una cosa che lui sa fare benissimo, però ha provato di saper fare racconti con sfondo storico importanti, per esempio quello in cui si erano conosciuti e hanno lavorato tanto con Aurora. E, Luca è capace di portarti a
mettere in campo la tua umanità con grande immediatezza, perché è la stessa immediatezza che in qualche modo costruisce nel rapporto con te. E questo è un dono importante per un regista. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie a te. Grazie.